Eravamo due amici al bar che volevano cambiare le corde. Si parlava di armonia e solfeggio, tra pick-up e cavi, ponti e suoni. Buonasera a tutti e benvenuti a Eravamo due amici al bar. Oggi le chiacchiere bassistiche le faremo con un bassista molto stimato. Un bassista che ha militato in diversi contesti professionali. Diamo il benvenuto a Enzo Cascella. Benvenuto Enzo. Buonasera a tutti e grazie Pietro. Grazie a te Enzo. Allora, come ti sei avvicinato al basso e soprattutto poi come sei arrivato a farne una professione fino ad arrivare agli Osanna? Raccontaci un po'. Sì, chiaramente è sommicabile perché sennò... Certo. Per due giorni. Comunque, niente. Io ho incominciato con la chitarra, come si faceva all'epoca. Io sono un po' grandicello, e all'epoca il bassista, diciamo così, era il chitarrista più scarso della band. Perché semmai ci stavano due chitarristi, l'altro era più scarso, diceva, vabbè, mettiti a suonare il basso. Ed è vero. Sì. La cosa è bella. Però io ho cominciato con la chitarra perché andavo a vedere un piccolo concertino in una specie di chiesa che stava a Napoli e stava un complessino, stavano degli amici, tuttora qualcuno suona ancora. E niente, andavo a vedere questi miei amici che suonavano e fu proprio folgorato, proprio rimasi proprio di stucco. E salì sul palco, c'è stava un organo, perché all'epoca i pianoforti non c'erano, i pianoforti di città, un organo, una batteria e una chitarra, basta. E io non so il perché mi avvicinare alla chitarra, senza saperlo, perché potevo avvicinarmi, non so, all'organo, alla batteria, no? Esatto, esatto. E dopo un mese io suonavo questa band, suonavo la chitarra, perché andavo a comprare uno bruscoletto, come imparare a suonare la chitarra in poche ore, addirittura in poche sì, ore. Il classico okay. Classico metodo, sì con e niente, mi imparai gli accordi fondamentali così e già cominciai a suonare con loro. Poi loro mi dissero, sai, una band, due chitarre, un organo, una batteria, un cantante, ci manca il basso. E io dissi, basso? E che cos'è il basso? Tra l'altro abitavo a Napoli, a via San Sebastiano, dove all'epoca ci stavano 30 magazzini di strumenti musicali, a scuola da quelle parti, ci stavano fantastico. Le vetrine con questi bassi, e per me erano chitarre. Quando mi dissero la chitarra, il basso a quattro corde, allora, passando per questa vetrina, vidi e conta le corde, dici, caspita, questo è un basso, questa era una chitarra, a questi livelli. Incredibile, incredibile, che storia. E poi pure di suonare con loro, di comprare questo basso, ma non ero contento, perché non lo sentivo mio, non mi piaceva, non lo capivo. Poi c'era all'epoca il tastierista che già leggeva la musica, già stava al conservatorio, infatti consulente musicale della RAI, lavora a Roma, e niente, lui ci dirigeva e facciamo i pezzi all'epoca delle orme, facciamo Sguardo verso il cielo, Cemento armato, lui diceva lo spartito, diceva il basso va così, capito? Ricorda ancora? Questo era Sguardo verso il cielo, l'introduzione, ma la ricordo ancora, capito? Sì, e niente, sì. Era questo pezzo e niente, suonava il basso. Poi quando facciamo le pause, io prendevo subito la chitarra e mettevo a simbolare con la chitarra. Per me il suo strumento era la chitarra. Il basso era un ripiego, pur di stare con loro. Hai capito? Perché non volevo essere... Certo. Sempre aggregarmi, capito? Non volevo essere messo da parte. Poi un giorno andavo al nostro concerto, alla Galleria Umberto, ci stava James con Napoli Centrale. Ci stava Città Frontale, che poi erano... sempre no, diciamo così, perché c'è stato sempre di Novaretti, sì, era il leader dei Città, è tuttora il leader degli Osanna, e c'è stava Rino Zuso al basso, poi c'è stato il Canzone del Lazio e altri gruppi che non mi ricordo. È rimasto folgorato quando ho sentito un brano di James
non mi ricordo il nome, l'ora 2 metri, suonava il Gibson Grabber e faceva questo Fantastico. pezzo che mi ricordo ancora, faceva così, se non mi sbaglio. Meraviglioso questo brano, sì. Quando sentii questo basso, mamma mia, dissi, caspita, allora il basso è uno strumento importante. Cioè io stavo a questi livelli, ma c'avevo 15 anni, 16 anni. E il giorno seguente, poi sentii anche Arino Zuzzo, e dico E pure, poi caspita. è scomparso da poco, Purtroppo sì, purtroppo sì. Infatti poi sono andato a studiare da lui, e lui mi cominciò a capire, a farmi... Specialmente la mano sinistra, che io lo suonavo il basso col pollice così, c'avevo una mano certo, da chitarrista, diciamo, no? e Rino veramente è stato proprio fondamentale. Tuttora degli esercizi, diciamo, si per allenare la mano sinistra, li faccio ancora di Rino Zuzzo. E feci un annetto con Rino. Un annetto con Rino è stato molto importante, è stato molto importante. Poi non ho continuato perché lui era sempre impegnato. E niente, poi dopo. Sto dicendo sono abbastanza grande fermo. Ebbi la fortuna di Certo, incontrare Enzo. Claudio Villa. Penso che qualcuno se lo ricorda. Claudio Villa andò a suonare con Claudio Villa e feci una Claudio tournée Villa. e suonavo con un basso che era economico. Avevo un basso della Eco, si chiamava, se non mi sbaglio, Eco Camaro. Andavo a suonare con Claudio Sì. Villa sui posti, sul posto tra le orchestre, e tutti quanti avevano i Fender, o il Fender Jazz o il Fender Preciso. E io soffrivo, soffrivo. Perché avevo un basso che era un chiono, cioè proprio, non so. Allora, siccome ero pure incosciente, chiedevo al musicista se potevo suonare il Fender. E Sì. loro, qualcuno non era tanto contento, alcuni invece me lo facevano suonare. Quando suonavo il Fender, godevo. Ci credo, la differenza era tanta. Tanto, dopo che, comunque, quando finì la tournée con Claudio Villa, i soldi di. Che mi guadagnai di comprare il Fender Jazz ed era il 1975. Wow, che anni. E poi nel 79, nel 79 mi comprai il Music Man. Il Music Man lo comprai perché Patrick Divas, uno dei primi da TFM che lo suonava, e lui aveva sia quello con i tasti che con l'effetto. E ho subito avuto la fortuna. Per la fortuna di suonare proprio quello di Patrick Divas e mi innamorai di questo basso perché Ma i bassi con la preamplificazione perché aveva l'amplificazione attiva dai. Sì, veramente sì, è stato sì. l'Alembic che cioè la rete canzia ma costava all'epoca 4 milioni e mezzo il Fender Jazz costava 450 mila lire all'epoca l'Alembic 4 milioni e mezzo cioè proprio Mamma mia, che prezzi per quegli anni. e niente, mi comprai il Music Man. Questi sono stati i primi due miei bassi. E purtroppo ho fatto una stupidata, una grossa stupidata. Li hai Veramente venduti? il Fender Jazz è stato proprio un. Allora, sai perché l'ho venduto? Perché quel basso era in acero. E io volevo fare una sostituzione a Aldo Mercutio, che all'epoca era un bassista che suonava con Gino Paoli. Allora mi chiamarono per fare questa sostituzione. Mi chiamò proprio Rosario Hermano e Gennaro Soldi, che suonavano all'epoca con Gino Paoli. E Sì. Mercurio doveva partire per il militare, non mi ricordo, era caduta la motocicletta, ma non mi ricordo. E disse, guarda, però devi suonare il basso fretless. Andate a un lutaio, che era un lutaio non molto, diciamo così, Pratico. aggiornato, perché i tastieri in acero che hanno sopra lo strato, diciamo così, di vernice, non si toccano i tasti. Lui invece mi tolse i tasti, avevo la parte di dietro con lo smalto e la vernice, la parte davanti no. Ah, si consumò subito, Scivolava la mano, come me lo rovinò quel basso. no? Poi mi Certo, rimise peccato. questa sera, Paolo, mi mise i tasti, non era più come prima. E ingenuamente me lo sono venduto, invece dovevo andare da un lutaio bravo, me lo facevo mettere a posto Sì, e sì, sì. come mi comprai, siccome incominciai, diciamo così, a suonare 5 corde, perché un tastierista molto bravo, Antonio Postiglione, che poi ha suonato per tanti anni con Insapidabile, che lui faceva degli arrangiamenti, dei pezzi stupendi, però aveva sempre queste note gravi. Poi io incominciavo a capire che effettivamente il 5 corde
era indispensabile, era proprio. E da quel giorno io suono sempre il 5 corde. Infatti, il 4 corde l'ho risuonato un'altra volta perché ho degli allievi, e allora col 5 corde gli allievi non si trovano, e allora ho Sì, preso sì, un sì. 4 corde così tranquillo per fare lezioni di basso. Allora, Enzo, vorrei chiederti, sì, come anticipavamo prima, com'è stato questo ingresso, negli Osanna? Allora, in effetti è successo così. L'anno scorso, esattamente il 7 settembre del 2019, c'era una manifestazione importante perché gli Osanna sono molto conosciuti in Italia, ma molto di più all'estero, grazie a Luis Bacalov. Perché Luis Bacalov, che è un grande musicista, in Italia fece tre colonne sonore di tre film importanti. Il primo film, che non mi ricordo, parteciparono gli New Trolls e Sì. fecero un concerto con i New Trolls. Ebbe un successo enorme nel Sì. 1971. E il secondo film, che sempre le colonne sonore le ha scritte Luis Bacalov, chiamarono gli Osanna. E fecero il film lo ricordo benissimo, Milano Calibro 9. E Fantastico. Osanna, diciamo così, sono stati marchiati. E poi il terzo film, che non mi ricordo il titolo, hanno partecipato Il rovescio della medaglia. E sono i tre gruppi storici italiani. E tuttora, Sì. nonostante sono passati 50 anni, vengono chiamati in Giappone, in Corea, Messico, Cile, Germania, proprio per questo motivo. E Sì. quella sera, il 7 settembre dell'anno scorso, un assessore di Catanzaro, che è un amato del Rock Progress, vuole fare una sera dedicata a Luis Bacalov. E niente, 69 elementi Che dell'orchestra, è stata una orchestra. serata fantastica. E chiaramente la feci una sostituzione perché il bassista di Osanna non stava bene, fece una Ah, sostituzione. ecco. Poi dopo un annetto circa, ebbi una telefonata da Lino Varetti, che lui è il leader degli Sì, il Osanna. leader, certo. Ed è l'unico, diciamo così, rimasto degli Osanna, perché Originale, sì, perché gli altri non sono più, poi qualcuno suona, ma adesso so anche che c'è il figlio di Lino Vairetti. anche il figlio Irvin. E niente, quando mi ha chiamato Lino, io rimasi proprio di Ah, stucco. ti Non credo. puoi immaginare la gioia, cioè, la Sì, notte non beh, gli dormivo. Osanna, insomma, è una cosa veramente molto, molto di livello, molto. Sì. Musiche molto articolate, tempi La dispari. musica vera, che purtroppo in questi ultimi anni ce n'è poca, pochissima purtroppo. Chiaramente c'è più discorso commerciale, politico-commerciale. Allora chiaramente i discografici italiani preferiscono prendere il prodotto straniero, spendono poco e non investono Esatto. sugli artisti italiani, che secondo me non sono da meno, a distanza Assolutamente, anzi. anzi. E niente, e poi dopo ho fatto 3-4 serate, si parlava un'altra volta di fare una tournée in Cina, in Giappone. Purtroppo il Covid ha bloccato tutti. Stiamo Certo, questo periodo è un po' difficile. facendo le prove per il nuovo disco, perché quest'anno gli Osanna compiono i 50 anni di attività, e allora questa è un'anteprima. Stiamo Fantastico, ecco, vedi? facendo per il disco molto bello, poi vedrai, poi sentirai. Certamente, certamente. Molto bene, Enzo. Guarda, io adesso cambierei genere di domanda. Abbiamo ben capito chi è quindi Enzo Cascella e vorrei chiederti qual è il tuo basso o quali sono i tuoi bassi titolari, quelli che tu usi ultimamente. So che hai un arsenale enorme, lo vedo nei tuoi video, ma io vorrei concentrarmi su quegli strumenti che usi in questo periodo. Allora, in questo momento io sto suonando il Kimandu o Kimandu della Mark Bass, un basso veramente stupendo. Vi pensate, questo qua, fra virgolette, è il modello entry level, e suona già
da Dio. Poi ci sta il Kilimangiaro, che diciamo così, esteticamente è identico, però i legni sono più pregiati, più particolari. Pick-up, mi sembra, montano i Bartolini, e quello là è proprio quello che suona Richard Richard Bona. Bona, sì. Questo è un basso signature Richard Bona. Però anche questo non è da meno ai bassi più blasonati, cioè Assolutamente. suona benissimo, suona bene. Poi anche perché puoi avere delle sonorità, non so, tipo alla Miller, alla Jaco, cioè veramente, anche se è un'elettronica semplice, bassi, medi, alti, poi c'è il volume, volume, poi c'è il push pull e c'è il tono anche passivo, come, capito? Veramente l'elettronica è Mark Bass, è un Sì, basso veramente ma molto. parliamo comunque di livelli elevati, perché Mark Bass si è sempre distinta nel mondo, cioè il pianeta conosce questo marchio ovviamente nell'ambito bassistico, ma non solo. È un marchio veramente importante, veramente. Ma non per niente vendono in 70 paesi nel mondo, c'è cioè, un Sì, motivo ci sarà. Poi sì. pure là in ditta, sono stato in ditta, Marco De Vries e Riccardo Damiano sono proprio veramente persone Sì, squisite, sì, sì, e ho sì, sì. avuto un'accoglienza proprio veramente, veramente, stavo a casa mia. Ma tu E quando poi andai anche l'assistenza, Enzo, è importante. Loro sono fantastici anche su questo. sono veloci, e poi capito? Cioè, veramente stanno vicino al musicista. Veramente stanno vicino al musicista, che non è solamente al bene dell'amplificatore, del basso e finisce là. No, Difficilmente trovi un'assistenza di questo livello, veloce, professionale e che veramente ti risolvano il problema. Ecco, questa è una cosa da non sottovalutare. ma considera che poi i migliori bassisti del mondo. Cioè Marco Esattamente. Zimmer, Alain Caron, Richard Bona, Jeff Sì, Belli, Jeff capito? Belli. Ma ne sono, ma non me ne ricordo tutti, Sì, ma assolutamente. Poi veramente. moltissimi italiani, ovviamente. E niente, ma ti faccio vedere qualche basso. Il Sì, primo basso. facci vedere altri bassi. Lo Mi trovo un attimo chi mandu, o chi mandu, non so come come chiederemo pronunciarlo. al proprietario. Ecco Che bello. qua. Abbiamo chiamato Gaetano, non sapevo come chiamarlo. L'abbiamo chiamato Lorges, perché questo colore mi dà l'impressione di un lecca-lecca. Allora, è bellissimo quella forma lì, che poi lui ha fatto quell'altra versione del biscotto come colore. La forma è Questo uguale. basso qua ha 24 tasti, da swan pash, swan pash, acero, acero. Elettrode del pick-up fatti da Gaetano, che Gaetano fa anche degli ottimi Sì, pick-up. lo so. Full sound, però ho fatto mettere un doppio single coil qua perché c'ho uno switchetto che faccio anni 60, suono anni 60, lo switchetto lo porto tutto giù, faccio anni 70, oppure se lo metto a centro c'ho il suono del music man. Wow, Allora vedi, c'ho il suono del Fender Jazz anni 60 è grande versatilità con quella. e il suono a centro degli humbucker, come se fosse un humbucker del music man. È Chiaramente non è automatico. una soluzione importante, perché vorrebbe dire avere una grande versatilità e avere dei suoni a disposizione immediati sullo stesso strumento, basta Molto cambiando. versatile. Poi se ci fai caso, qua ci sono delle rampe fatte in legno. Sì, sì, sì. Ci sono due. Perché io suono sempre con le rampe. Nessuno lo sa perché non si vedono. Perché il Sì. plexiglass non si vede. Qua, vedi, questa è una rampa. Sì, quella per lo slap, diciamo. Questa qua è la rampa tradizionale che si mette fra due pick-up. Sì, Invece sì, io uso sì, sì. molto questa qua dello slap, perché da una clinic di Alain Caron gli domandai, disse: guarda, ma tu c'hai due frullamento, quello con i tasti c'ha il battery, mentre quello là con fretless non hai messo il battery, per quale motivo? E lui mi disse: no, ma quello non è un battery, quello è una È rampa. la rampa, sì. Sì, la rampa di dietro, la rampa tradizionale che usano tutti, finger, più che certo. altro finger, proprio la tecnica tipo flamenco, quella era tradizionale, la classica, che è stata già inventata da Gary Willis, Sì, tanti anni fa, sì.
Invece questa qua con lo slap, però io me la sono fatta fare in un certo modo, perché quella di Alain Caron è piatta, perché Alain Caron, il pollice, lo sbatte sulla tastiera e la tastiera diventa rampa. Sì. Però le altre due dita, sarebbero l'indice e il medio, vanno sulla rampa. Ok? Siccome io ho i Fender, che sono, non hanno 24 tasti, e il pollice non va a Certo. finire sulla tastiera, allora ho fatto fare, l'ho fatto fare da Gaetano Costanzo, la rampa che su Si, Mi e La, come se continuassi il manico, Ah, sì. e il Sol Re scende. Perché chiaramente se la faccio uguale, dopo io non riesco a strappare il Certo, è Sol. difficile poi per le altre dita. Faccio levigare per fare in modo che io ho meno lo spazio Sì. necessario per sleppare, necessario, perché se è troppo vuoto non ci riesco. Che succede? Se poi facendo questa modifica, se la vedi in sezione, la rampa diventa una sezione triangolare, proprio diventa un triangolo. Sì. Comunque, questo è il primo basso di Gaetano. Poi mi sono fatto fare un altro. Aspetta, scusate Sì. le spalle, Sempre Gaetano Costanzo. rampato, vedi? Però c'è sempre la rampa slap, vedi, Però guarda. questo è in plexiglass, Il plexiglass, vedi? E qua c'è la rampa, Gaetano mi ha fatto, qua ci sono quattro pick-up qua dentro, che lo switch stavolta è a quattro posizioni, perché posso fare per esempio pick-up 1, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 1, cioè Wow. tutte le possibilità. Diciamo questo basso qua ha un suono più alla Ken Smith, che avendo più i pick-up più dietro, Certo. ha un suono più alla Ken Smith. Chiaramente, guarda qua, che lavoro che Che ha fatto. bello, veramente Altro bellissimo. che fotere, tutto rispetto per fotere, Molto bello, anche la paletta è un capolavoro. pezzo bellissimo. Gaetano è un grande Molto comunque. Poi bello, molto bello. d'Italia, questo è il basso di tutti che ho. Ecco qua, questo è il Camarota. Guarda Bellissimo anche questo. qua, pure qua ci sono due plexiglass, guarda. Sì, si vede, si vede. Una bella slide e una bella. Questa qua ha un'elettronica Cool Sound e i pick-up sono Aguilar. Ah, quindi elettronica italiana e pick-up Aguilar. Molto bello anche Esatto. questo, single cut. Faccio vedere un altro di Camarota. Sì, te. Polaris. Bellissimo. Camarota. Questo c'ha. Guarda qua queste. Tra l'altro poi le mie rampe si tolgono, si mettono senza gli adesivi, Ad incastro, no? senza vitarelle, io le posso togliere, le posso mettere come voglio. Queste rampe, eccola qua. Allora, poi ti faccio vedere questa qua, la rampa slap, la Sì. tolgo senza problemi, guarda, eccola qua. Eccola qua. L'ho Wow. fatta, sai perché? Perché va a finire sotto al pick-up, che anche il pick-up mi fa da rampa. Lo Certo, beh, chiaro, chiaro. stesso livello del pick-up. Così io quando faccio questa tecnica è come. Non me ne accorgo neanche, Sì, beh, capito? chiaro, perché è lo stesso livello. Chiaramente questa invece è la rampa tradizionale che si Sì. usa normalmente, capito? Però siccome io uso molto la rampa slap, di più di quella là tradizionale. Certo. Vorrei chiederti un'ultima domanda, vorrei farti un'ultima domanda prima della chiusura, e cioè, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, il progetto per il futuro, beh, Giosanna, stiamo facendo il disco con Giosanna, Certo. niente, stiamo lavorando sodo, chiaramente noi ci siamo un po' fermati a causa del Covid, però Certo. stiamo continuando su internet a scambiarci diciamo così, le idee, i brani, capito? Li studiamo un po' a casa perché ci siamo un po' fermati, però Beh, sì, certo. Il lavoro sta continuando lo stesso, capito? Sta continuando lo stesso. E poi un altro progetto che ho in mente da un bel po'. Vorrei fare un disco mio. Un disco Questa è mio una bella notizia. Sì. legato al basso. Speriamo che ci riesco, perché non è facile, non è facile. Però già ho appuntato degli arrangiamenti. Saranno la maggior parte tutte cover, però suonate, diciamo. Riarrangiate, diciamo. Sì, però chiaramente che prevale il basso. Certo. Miller, un po' come ha fatto Miller, capito? Sì, assolutamente, che
dei brani degli altri fatti a modo proprio, chiaramente. Allora, Enzo, io direi che siamo arrivati alla conclusione e ti ringrazio per aver partecipato, perché è stata una bella discussione e insomma, siamo andati negli anni 70, abbiamo attraversato molti dei tuoi percorsi. Grazie, quindi grazie a Ciao. te. Un saluto a tutti e ascoltiamo Enzo e alla prossima puntata. Ciao a Ok, tutti. ciao, ciao, ciao. Thank you.